Modificato in corso d'opera il progetto di realizzazione della nuova rotatoria di Cologna, dopo le perplessità manifestate dal presidente di Casa Civica di Roseto, Flaviano De Vincentis, che aveva chiesto un incontro con i vertici dell'ANAS, i progettisti hanno eseguito nei giorni scorsi un sopralluogo per constatare se in effetti chi si fosse immesso sulla statale 16 in direzione sud, provenendo da Via del Sottopassaggio, avrebbe incontrato delle difficoltà. Ridotta quindi l'ampiezza di uno spartitraffico e delineata la corsia di canalizzazione per chi proviene dal mare. E oggi vediamo che sulla statale e sulla rotonda si stanno lavorando e hanno trovato una soluzione che permette a Via del Sottopasso uscire tranquillamente per andare verso Roseto e poi rientrare con un'altra corsia apposta che è stata già delineata sulla strada. Quindi diciamo che la nostra non contestazione, ma il nostro voler far vedere che questa rotonda non funzionava tanto bene. Alla fine ci hanno dato ragione e hanno dovuto modificare in parte il progetto esistente. Altra modifica apportata al progetto è relativa al marciapiede lato est lungo la nazionale. Inizialmente era stato cancellato, gli stessi tecnici dopo il sopralluogo hanno ritenuto fondamentale lasciare il marciapiede per i pedoni e per chi si muove in carrozzina. Non si poteva fare una corsia di svincolo e togliere il marciapiede, quindi la signora Maria che passava con la carrozzina si trovava in mezzo alla strada a un certo punto e quindi non era possibile. Se ne sono accorti e oggi il marciapiede, come si vede, sta ancora lì e non si muoverà più. E quindi possono passare i pedoni, possono passare gli automobilisti che escono da Via del Sottopassaggio. Siete soddisfatti? Soddisfatti, sì. Noi abbiamo visto che c'era una piccola preoccupazione sulla rotonda, l'abbiamo fatto capire ai vertici dell'area, sono stati gentilissimi a venire qua, li ringraziamo. E oggi abbiamo una rotonda più efficace, più scorrevole e migliore.